Ciao a tutti cari amici YouTube, benvenuti a questo mio nuovo tutorial. Con questo appunto tutorial vi spiegherò come costruire un silenziatore da soft air oppure per pistole pallini o qualsiasi altra pistola a salve, comunque per qualsiasi altra pistola. La mia io la uso su questa pistola qui, che è una da 0,4 joule, che vi vorrei chiedere se sapete per caso il nome. È la stessa pistola che scusate, che se volete vederla, ora ve la faccio vedere. Comunque la stessa pistola che ha un altro utente di YouTube che aveva messo il video, che lo potete vedere scrivendo su YouTube pistola da 3 euro. È la stessa, però io l'ho pagata a 20. Vedete questa pistola qui? Volevo chiedere se sapete per caso il suo nome. Intanto, prima di cominciare questo tutorial, voglio ringraziare un altro utente di YouTube. Il suo nome è Luigi Got. Vorrei intanto dire che chiedervi se potete iscrivervi al suo canale. Iscrivetevi al suo canale e io mi iscriverò al vostro. Fatemelo sapere se vi iscrivete, così io potrò iscrivermi al vostro. Questo qua era un altro silenziatore che avevo fatto, però funziona un po' meno. Questo qua però devo dire che funziona meglio e anche molto bene. Allora, cominciamo con il materiale occorrente. Ora cominciamo col materiale, poi vi dirò gli strumenti. Allora, una cosa fondamentale è del nastro isolante, quello nero, questo tipo qui. Comunque va bene anche dello scotch normale. L'ideale sarebbe appunto il nastro isolante, perché non fa passare aria. Comunque io l'ho fatto con dello scotch isolante. Non è questo, comunque si può fare anche con questo tipo di scotch normale. Poi servirà un pennarello della Giotto sottile, però sottile, io dico sottile, però vedete che io non l'ho fatto con uno sottile, ma con uno di questo tipo qua grosso. Questo qua è un pennarello, quelli fosforescenti, fluorescenti. Comunque vanno benissimo quei pennarelli della Giotto o della Carioca o della Carosello, quel tipo che avete voi, di quelli grossi, tipo questo. Se volete farlo più piccolo, tipo questo qui, potete usare questo tipo di pennarello qui, che è della Giotto, quelli sottili di più o meno 8 mm, 1 cm di diametro, che però dove funzionerà un po' meno, comunque funziona, è però il cilindro qui lo dovrete mettere dentro uno di quelli grossi. Mentre io l'avevo fatto in questo modo, per ora l'ho rifatto in questo modo, funziona meglio. Dovrò ancora pitturarlo perché di estetica non è molto bello, comunque è molto funzionante. Quindi appunto un pennarello, che quindi consigliabile è questo, del cotone. Ho fatto con dei dischetti, comunque l'ideale sarebbe farlo con l'altro cotone, cioè scusate, non l'ideale, funziona benissimo anche con i dischetti. All'incirca, se usiamo il materiale che adesso vi uso, 3 dischetti bastano. E poi basta. Uso i materiali che ci servono, sono un cacciavite, che il mio è sia a taglio che a croce. È consigliabile usarne uno a croce o uno tutti e due, io appunto ce l'ho versatile. Allora, quello a taglio, la parte a taglio servirà per spingere il cotone dentro il cilindro, che poi vi spiegherò. Quella a croce servirà, potrete, dovre, servirà per bucare il cilindro, quello dove dentro passeranno i pallini, quindi quello più sottile. Siccome vi ho detto, servirà per bucare il cilindro più sottile, che per facilitare questa operazione consigliate di usare una candela che poi accesa scalderemo la punta del cacciavite, così sarà più facile sciogliere il cilindro e bucarlo.
di materiale è finito. Ora vi spiego cosa dovete fare passo passo. Un altro materiale che vi serve, che mi sono dimenticato di dire, che è una delle cose fondamentali, è un tubetto di colla. Allora, appunto, la prima cosa da fare sarà prendere il nostro tubetto di colla, togliere il tappo che è qua, si toglierà qui, si troverà qui, quindi toglierlo, e poi tagliare la parte dietro del tubetto di colla. Vi consiglio di usare un tubetto di colla possibilmente finito, il mio era un tubetto completamente secco. E poi tagliare la parte dove c'è quella rotellina per alzare e abbassare il livello della colla. Quindi tagliarla e lasciare la lunghezza di più o meno 6 cm, 6-8 cm, in questo modo. La seconda cosa da fare poi sarà quella di, appunto, prendere il pennarello, quello più sottile, che è quello dove passeranno dentro i pallini, e di tagliarlo, non di tagliarlo, ma di togliere quel coperchio con una forbice, oppure si può fare anche con un cacciavite. Si mette dentro così il cacciavite e si fa leva, e questo qui viene su. Ora col cacciavite non funziona perché è troppo piccolo. Ecco, qui siamo, vabbè. Aspetta, lo rimetto giù. Eccoci. Dovete togliere questa parte senza tagliarla, e poi praticamente mettete che il tubetto è lungo così, va benissimo tagliarla più o meno qui. Tagliarlo qui. Deve essere di più o meno 2,5 cm più lungo il cilindro più sottile, perché poi, come potete vedere, dovrà venire un po' in fuori, che poi lo metteremo dentro la pistola, dentro dove usciranno i pallini. Una volta che è tagliato, quindi dovrà essere 8-10 cm, 8-10 cm, dovremo dalla parte che abbiamo tagliato, non da quella che abbiamo tolto il tappino, avvolgerla. Quindi fare un bozzolo, con o il nastro isolante oppure con lo scotch. Questo bozzolo dovremmo farlo della grandezza esatta, in modo che quando noi mettiamo dentro questo qui che verrà fuori, quindi la parte di questo tagliata, quando noi la metteremo dentro si incastri e dovrà fare un po' fatica a entrare, in modo che riesca a incastrarsi dentro. Una volta che è incastrata, come ho già fatto io, dovremmo per fissarla mettere dello scotch tutto sopra qui, tutto sopra, e poi con qualcosa bucarlo e togliere la parte. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima è quella di ovviamente fare i buchi nel cilindro, che come potete vedere dentro vedete tipo dei. Queste vedete quattro, ne vedete una lì, una lì, una lì, una lì, quattro tipo buchi, vedete, quattro cose dentro, robette, adesso ne vedete due. Quelli saranno i buchi, ce ne io ne ho fatti 16, comunque più ce ne sono meglio è. Una volta fatto questo, questa parte qui, quindi la parte dove c'era il tappo della colla, sarà quella da dove usciranno i pallini. La parte dietro sarà quella dove si metterà dentro la pistola. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo centrare il più possibile, io mi è venuto quasi perfetto, il pennarello, quello più sottile, dentro il che abbiamo messo dentro, centrare il più possibile, e con il cacciavite piano piano, in questo modo, buttare dentro il cotone tutto intorno. Non dovrete né sforzare troppo poco né troppo tanto. Una volta che è finito, farete un giro di scotch e lo premerete in modo che qui tappi. L'ideale sarebbe fare con della colla a caldo, ma siccome io questo progetto l'ho fatto dai miei nonni, non c'avevo la colla a caldo là, quindi mettere la colla a caldo tutto qui in modo che funzioni da tappo. Ora vi spiegherò come farà funzionare. Praticamente, allora, il cotone dentro, che sarà uno delle cose fondamentali, servirà per assorbire sia il rumore che le vibrazioni. Quando noi spariamo il pallino, che quindi fa rumore la molla, e il pallino che parte, passa dentro, fa vibrare,
tramite i buchi che abbiamo fatto, l'aria passa dentro e il cotone non fa fare rumore, quindi silenzierà. Dobbiamo assicurarci poi, sarebbe l'ideale, vedete che dentro quelle scanalature che sono fatte dai buchi, sarebbe ideale prendere della carta vetrata, cosa che io non ho fatto perché mi sono dimenticato, la farò domani, mettere della carta vetrata dentro e grattare su e giù in modo da togliere queste robe che potrebbero evitare fare il malfunzionamento del silenziatore. E, come potete vedere, nell'altro silenziatore i buchi non li avevo fatti e quindi silenzia appunto di meno. Ora andrò a prendere i pallini e vi farò vedere che passerà perfettamente dentro il cilindro. Siccome dovete ricordarvi di grattare bene tutte le cose che ci sono dentro che danno fastidio, e vado a prendere i pallini. Ciao. Ecco qui, come detto, sono andato a prendere i pallini. Io uso appunto pallini da 6 mm, tipo BB. Qui dentro ce ne sono 2000. Com'è? Viene iniziato, mi è andato via. Ora ne prendiamo uno dal biberon. Eccoci qui. Prendiamo il biberon. E possiamo andare che sia in questo silenziatore. Vedete? La pallina esce e ora proveremo anche in questa. Bene, ora proveremo il silenziatore. Quindi vi ricordo di scrivermi nei commenti per favore se sapete il nome della pistola che mi servirebbe. Quindi prendiamo il caricatore. Ora siccome carico un pallino solo, non sto a tirare giù la molla qui. Metto direttamente, prendiamo la pistola, carichiamo, mettiamo il caricatore, carichiamo, così segniamo il silenziatore. Come potete vedere qui è troppo grosso, intanto lo appoggio, così proviamo. Aspettate che c'entro, avete sentito? No, ha fatto pochissimo, e ora vi faccio sentire la differenza. Aspettate che prendo un altro pallino. Eccoci, togliamo il caricatore, mettiamolo dentro. Eccoci, mettiamo dentro la pistola, carichiamo e sentite senza. Il pallino è partito. Comunque avete sentito che c'è molta differenza. Ora proveremo anche con questo silenziatore più piccolo, che potrebbe essere più facile a fare per voi uno, perché qui intorno quella roba bianca che vedete è un coso di cotone avvolto, un dischetto, e sarà più facile a fare per voi, vi dicevo, perché non dovete fare i buchi. Aspetta, prendo un altro pallino ancora. Aspettate che mi sono partito tanto. Pallino, tappiamo, prendiamo il caricatore. Dentro, carichiamo il silenziatore secondario, questo cavo dentro, e proviamo. Ha fatto leggermente meno rumore con questo, comunque avete sentito che funzionano tutti e due benissimo. Bene, spero che questo tutorial vi sia stato utile, stato bello e che funzioni. Vi ricordo, iscrivetevi al canale di Luigi Gotti, io mi iscriverò al vostro, però scrivetemelo nei commenti che vi siete iscritti, perché se no non potrò saperlo. E bene, quindi per il momento è tutto, grazie, arrivederci. Vi ricordo, commentate e iscrivetevi. Ciao.